Circa un mese fa, ve lo ricorderete, è venuto a trovarci uno straordinario mago, un prestigiatore molto giovane che aveva appena vinto i campionati europei di magia. Ebbene, tra pochi giorni sarà lui a rappresentare l'Italia addirittura ai campionati mondiali. Allora vogliamo noi tutti fargli un grande in bocca al lupo. Salutiamo il mago Francesco Fontanelli. Eccolo qua, Francesco. Come buongiorno, salvo. Bentornato. Grazie, grazie mille. Allora, sarà una sfida a colpi di bacchette magiche, diciamo. Tu rappresenterai l'Italia ai campionati mondiali di magia. Sì, come ti stai preparando? Beh, per ora mi sto preparando con questo strumento. Lo so che potrebbe sembrare qualcosa di strano, ma niente di più che un semplice mazzo di carte. Wow! Però ovviamente con me non porterò solo l'astuccio, ma avrò anche tutte e 52 le carte da gioco. Che bravo, che bravo! Grazie. La scorsa volta abbiamo raccontato che lui era molto piccolo quando è venuto qui ai Fatti Vostri. Rivediamo il filmato di quando era così piccolo. Attenzione, pronti. Eccolo lì, piccolino. Sì, io cominciato ero alto così. Il nostro autore bresciani ti chiama il maghetto perché si ricorda di te bambino. Ormai sei diventato grande. Dopo la tua partecipazione qui ai Fatti Vostri, in tanti ci hanno scritto e chiesto consigli e ci hanno detto: ma come si fa a diventare un mago? Tu puoi dare qualche suggerimento? Certo, assolutamente. Vi voglio svelare il segreto di come si può diventare dei prestigiatori. Ecco. È semplicissimo, come in qualsiasi altra arte, basta studio e pratica, tanti studio anni. Studio e pratica. E infatti ho portato qua con me un libro. Vedete, questo ovviamente non è un libro che si può trovare in una qualsiasi biblioteca o libreria, ma è a tutti gli effetti un libro un po' magico. Perché? Perché all'interno di queste pagine ci sono svelati tutti i nostri segreti. Vedete, c'è sempre prima una breve descrizione dell'effetto e poi ci sono delle immagini che cercano di spiegare le difficilissime posizioni che devono tenere le nostre dita per poter eseguire le nostre tecniche nascoste. E all'interno di questo libro c'è descritto, solo descritto e non spiegato, un effetto considerato l'effetto di carte più difficile al mondo. Wow. Che quest'oggi solo per voi vi andrò ad eseguire. Certo, vogliamo vederlo. Applausi, entusiasta. Bene, bene. Bravi, bravi. Allora, cosa importante, Salvo, l'idea è questa: tu dovrai scegliere una carta. Io faccio l'assistente, la balletta del mago. Di meglio non potevo chiedere. Esatto. Bene, allora dovrai prendere una carta qualsiasi, quella che vuoi. Questa. No, sto scherzando. Ne puoi prendere una liberamente, quella che vuoi. Esatto, tocca quella che vuoi. Può essere questa. Questa qua, perfetto. Vai. Prendila, guardala, memorizzala, falla vedere bene a tutti, non a me, mi raccomando, io mi giro così posso sbirciare da monitor o cose strane. Eccola. Perfetto, così l'abbiamo credo scelta. Che ottimo, ne ho visto anche tutti i nostri amici da casa. Poi Salvo, prendi pure anche le altre carte. Sì. Perfetto, inserisci pure la tua carta all'interno. Sì. E mescola bene il tutto, così che io non possa assolutamente avere alcuna informazione sulla tua carta. Esatto. Quindi ricapitolando, perfetto, mi scuglio da circolino italiano fantastico. Sì, certo, io ora massimo lo scopone scientifico. Ottimo, ora quindi abbiamo le carte completamente. Quando eravamo piccoli giocavamo a Tivitti, se lo ricorda il comitato. Altro che. Bene. Tivitti, Quindi ricapitolando, mi hai scelto una carta qualsiasi che ora abbiamo completamente dispersa all'interno del mazzo. Ora, il gioco di carte più difficile al mondo. Dove sta la difficoltà? La difficoltà sta nel fatto che non sarò io a ritrovare la carta, ma Salvo sarai tu. Salvo, dimmi un numero qualsiasi da 1 a 52 e in quella posizione si troverà la tua carta. 47. 47, sei sicuro? Sicurissimo. Perché dobbiamo contare fino a 47, non vuoi cambiare. Come il gioco del porcellino. Esatto, è come il gioco del porcellino. Vuole cambiare due al porcellino. Vuole 16. 16? Sì. Ora guarda, dopo ti chiederai che cosa sarebbe successo se io avessi scelto 47. Esatto. Dopo potrebbe essere tardi per cambiare, ora può essere il momento. Però ti avviso, se tu ricambiassi ti potresti chiedere che cosa sarebbe successo se io non avessi cambiato. È tutto un trip tutto così con i maghi. Che numero vuoi, Salvo? 15, ricambia di nuovo. Perfetto, sicuro, al 100%. Sicuro. Beh, allora noi contiamo esattamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Signore e signori, il gioco di carte più difficile al mondo. Non ci posso credere. Un numero qualsiasi, il tuo credere. Salvo è una carta qualsiasi, proprio la tua. Non è la mia. Ti do questa notizia, non è la mia. Ah, no, scusate, perché è 15 e la carta dopo è la tua. No, nemmeno. No? No.
mi sembri molto divertito da tutta questa cosa. Una brutta figura, cerchiamo di trovare un... Beh, io avevo detto che era un gioco difficile, però. Sì, però... Beh, ma questo è il gioco di carte più difficile al mondo, io sono il campione europeo per ora, quindi sono autorizzato a non saperlo fare. Però così diventi campione regionale. Sì, eh. No, però forse, e sì, dico forse, sì, avrei dovuto guardare meglio nel libro. No, le mie mani sono vuote, non ho niente nelle maniche, perché dai, ti ricordi che questo non era un libro che si può trovare in una qualsiasi biblioteca o libreria. Non mi dire... Questo è a tutti gli effetti un libro magico. Perché? Perché all'interno di questo volume ci sono svelati tutti i nostri segreti, tutti i nostri misteri. Ogni pagina si può dire che sia l'applauso o il sorriso di un pubblico. Per me ogni immagine sono ore ed ore di allenamento davanti allo specchio. E quindi? E quest'oggi ti voglio mostrare una di queste pagine. Ma ovviamente non una pagina qualsiasi, proprio pagina 15. Infatti puoi confermare a tutti che mi sto lentamente avvicinando. Qui abbiamo la 22, la 20, la 18, la 14 e questa è pagina 15, giusto? Sì. Perché a pagina 15 ragazzi, c'è una carta che ovviamente è esattamente il tuo 6 di cuori. Non, incredibile, incredibile. Ho cambiato 3 volte numero. Esatto, come quel pazzesco, pazzesco. Senti, ma nella vita tu, oltre a fare il mago, fai qualcos'altro? Sì, io in realtà ho 2 vite. Sono uno studente di farmacia di giorno e un prestigiatore la sera in teatro, sul palco. Vivo un po' confuso, ho la bacchetta magica in una mano e il bugiardino nell'altra. Vabbè, il bugiardino nell'altra. Va bene, immagino tu stia preparando dei numeri eccezionali per questi campionati mondiali. Beh, certo, assolutamente, però è un po' come Sanremo, cioè non ve li posso spoilerare per il momento. Ti ricordi che l'altra volta Anna stessa si era sorpresa? Vediamo un'anticipazione. Ah, sì, sì, assolutamente. Anzi, vediamo un filmato di quella volta in cui Anna si era prestata. Proprio una carta, può essere questa. Questa qua, perfetto. Prendila, guardala e fai vedere bene a tutti il 3 di cuori. Sì, questo si impara. Anna? Ecco. Francesco ti vorrebbe di nuovo. Vieni qui a fare un gioco con noi. A disposizione. Ciao Francesco. Bravissimo. Grazie, vedi, non potevo chiedere di meglio, ovviamente. La dialettica che mi fa impazzire. Ah, grazie, si sente tutto il toscano. No, nel senso che ti esprimi molto bene. Ah, grazie, sbagli gentilissimo. Ah, gentilissima. Allora, guarda, Salvo, sì, per il prossimo esperimento avrò bisogno della vostra immaginazione. Sì. Ti lascio le carte e gentilmente contane una ad una, dalla cima a 10 qui sulla mia mano. Buttiamo insieme. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Perfetto, prendi pure queste 10 carte. Sì. E controlla per tutti i nostri amici a casa che queste siano effettivamente 10 carte, che non siano ologrammi o cose strane. Sì. Semplicemente 10 carte come quelle che tutti potrebbero avere a casa. Confermo. Ok? Poi guarda, ti lascio un pennarello ad Anna e un pennarello a Salvo. Sì. Perfetto. E di queste 10 carte ti chiedo di prenderne una, quella che vuoi. Sì. Fantastico, una soltanto. Stessa cosa per te, Anna. E scriveteci i vostri nomi sopra. Fateci una bella firma. Sulla faccia, ovviamente. Non sul dorso, che altrimenti si vedono. Ah, perfetto. Fantastico, ormai non c'è problemi. La firma, quindi. Ok. Fantastico, fate una firma veloce, appoggiate pure i pennarelli sul tavolo e fate vedere la carta firmate ed uniche ai nostri amici a casa. Perfetto, sì, assolutamente, io non guardo, ci mancherebbe. Vabbè. Mi guardo i nostri spettatori, mi perderò nei vostri occhi. Telecamera 3, grazie. Perfetto, guardatele pure, io nel frattempo non sbircio assolutamente, avete visto più o meno tutti, fantastico. Poi Salvo, inseriscila pure dentro, in un punto qualsiasi, dove vuoi, e anche tu Anna inseriscila pure in un punto casuale. Fantastico, quindi ricapitolando, Salvo, tu mi hai contato le carte, poi ne hai scelta una, e anche tu Anna ne hai scelta una liberamente, e l'avete firmata, giusto? Sì. Facciamo così, controlla che questa busta sia completamente vuota, non c'è niente all'interno, marchi ingegni, gnomi, niente all'interno, niente. E dentro la busta lasciamole 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 carte, fra cui ci sono quelle vostre due firmate ed uniche. Okay. Inserisci bene dentro e tienile ben strette fra le mani. Mi raccomando, non farmele più toccare. No. Ora, Anna, è arrivato il tuo turno, che per ora non hai sbagliato niente. Gentilmente, Anna, prendi pure le carte e contane una ad una 10 qui sulla mia mano. Sì. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fantastico, facciamo un bellissimo applauso. Grazie. Guarda Anna, anche per te ti lascio questa busta, controlla pure se vuota, le altre carte le prendo io. Niente all'interno, nessun marchingegno, cose da maghi, robe strane. No, inserisci pure queste 10 carte all'interno. E tieni anche tu strette fra le nostre mani. Sì. Quindi ricapitolando, 10 carte nelle tue mani, fra cui due firmate. 10 carte nelle mani di Anna e ora possiamo fare un piccolo viaggio con la nostra immaginazione. Perché invisibilmente io potrei prendere una carta e farla passare nelle mani di Anna. Eh?
E poi potrei prendere anche la seconda carta, ma non una carta qualsiasi, proprio quella firmata. E fare, si vede bene, no? Rosso sul dorso, sì, certo. Firma. Io non ormai ci ricoverano credere. Tutti alla Neuro. No, fantasia. Non ci voglio credere. Esatto. Ci ricoverano tutti perché, quanti. Bro. Perché se ora abbiamo fatto questo viaggio con l'immaginazione, se tu ora apri la busta, ti ricordi, sono sempre rimaste lì all'interno. C'erano 10 carte, vero? Estraile tutte, mi raccomando, non lasciare nessuna all'interno. Perfetto, la busta è vuota. Contale una ad una qui sulla mia mano le carte. Sì, contale poi una ad una. Sono una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette e otto. Solo 8 carte. Erano sempre rimaste qui nelle tue mani. Anna, apri anche tu la busta, perché questo non significa niente finché non apriamo questa. E faccio uguale a quello che ha fatto lui? Esatto, togli pure le carte. Così di dorso, così di dorso. Una ad una, solo una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici e dodici. Incredibile. Incredibile. Ma, indifficile. Non lo voglio vedere. Ora, ovviamente... Il difficile non era far passare due carte invisibilmente da una mano all'altra, no, il difficile è far passare due carte esatte, ma non due carte qualsiasi, proprio il tuo asso di fiori e sei di fiori firmati e unici.